Oggi è mercoledì, di solito parliamo di cose di sostenibilità di Noantri, dico io, cioè di cose sulle quali possiamo incidere personalmente. Anche oggi lo faremo, ma prima bisogna fare un discorso un pochino più generale, perché il tema di cui voglio parlarti oggi è un tema che esiste da diverso tempo, sicuramente molto più grande di noi. L'idea di parlare di questo mi è venuta leggendo la notizia di un mese fa, quando la Corte d'Assise di Vicenza è stato necessario rinviare un'udienza perché il testimone che doveva essere ascoltato è uno statunitense. E purtroppo l'interprete che era stato trovato dalla Corte d'Assise per tradurre quello che questo testimone avrebbe detto non era in grado di utilizzare l'inglese giuridico e quindi si è dovuto rinviare in realtà solo di 3 giorni questa udienza nella quale doveva essere sentito l'avvocato Robert Billot, specializzato in materia di inquinamento ambientale, di un particolare inquinamento ambientale, cioè dell'inquinamento delle falde acquifere. Il processo nel quale questo incidente è avvenuto è il processo nei confronti di Miteni SPA, o meglio di Miteni SPA, che non c'è più perché è stata dichiarata fallita nel 2018, e quindi particolarmente della sua dirigenza. Miteni era nata nel 1965 come centro di ricerca della Marzotto, fu acquisita nel 1988 da Enichem e da Mitsubishi, diventa tutta giapponese, acquistata nel 2009 da ICIJ, che era proprietaria del gruppo farmaceutico Corden Pharma e dichiarata fallita nel 2018 in conseguenza dell'attività di inquinamento delle falde acquifere che è risultato doversi addebitare a questa azienda. Il processo, siamo nel 2023, va avanti, come vediamo, con qualche difficoltà. E alla base di questo processo c'è qualcosa che ha un brutto acronimo, ma che ancora più brutto è quello che questo acronimo in qualche modo non dico nasconde, ma in qualche modo vela. Sto parlando degli PFAS. Lo scioglimento di questo acronimo è davvero uno scioglilingua, devo leggerlo, perché allora si tratta di sostanze policloroalchiliche, che sono un gruppo di sostanze chimiche di sintesi prodotte unicamente da attività umane, cioè non c'è niente di simile in natura. Sono capaci queste sostanze di respingere sia l'olio sia l'acqua, resistono alle alte temperature e per queste loro doti gli PFAS hanno trovato a partire da metà del secolo scorso un impiego sempre maggiore praticamente ovunque. Ne esistono d'altro canto fino a 10.000 varianti. Si usano negli imballaggi alimentari, nelle padelle antiaderenti, nella carta forno, nel filo interdentale, in capi di abbigliamento e di arredamento, in capi di pelle, in vari tessuti, in prodotti per l'igiene e la pulizia e ovviamente sia nei farmaci, sia nell'industria chimica, della gomma, plastica, della carta e così via. D'altro canto, appunto, poiché la car loro caratteristica è quella di spingere l'acqua e le alte te temperature, è evidente l'amplissimo campo nel quale possono essere utilizzati. L'elenco di questi materiali è inquietante, ancora di più è il soprannome che viene dato, diciamo, dalla stampa, giornalisticamente, nel linguaggio di tutti i giorni, a queste sostanze che vengono chiamate inquinanti eterni, che ovviamente manco se biodegradano, e costituiscono un vero e proprio veleno la cui presenza inquinante non è purtroppo relegata solo a un dato territorio e neanche nel passato, cioè non possiamo limitarci a dire vabbè, è successo diverso tempo fa in Veneto, no. A Milano quasi un campione d'acqua su tre è risultato contaminato dai PFAS a maggio di quest'anno, secondo un report di Greenpeace che le istituzioni hanno contestato, le istituzioni lombarde. E va segnalato che proprio in questo periodo sta crescendo l'allarme per l'emergenza PFAS causata dalla Solvay Solexis di Spinetta Marengo, che è in provincia di Alessandria. Quindi, se è vero che quel caso eclatante è ormai sotto processo, quindi lo studio è andato
quantomeno un po' avanti, in realtà gli FAS continuano a essere presenti nella maggior parte delle cose che usiamo nella nostra vita. Cosa si può fare? Innanzitutto esiste e si può sostenere una campagna nazionale di Greenpeace Italia per chiedere al governo e istituzioni competenti di varare in breve tempo una legge che vieti l'uso e la produzione degli PFAS, perché non ci crederai, ma ancora questa legge non c'è. È veramente un avvelenamento, quindi si muore per avvelenamento da PFAS. Deve chiedere al governo e alle istituzioni di adottare adeguati provvedimenti di bonifica, e questo sarà sicuramente molto più complicato e bisogna vedere se ci sarà chi ne troverà il coraggio di individuare le fonti e le responsabilità per i casi di inquinamento da queste sostanze avvenuti nel nostro paese o che avvengono nel nostro paese. Quindi una prima azione che possiamo fare è sostenere questa campagna di Greenpeace Italia, appunto per una regolamentazione, una messa al bando il più veloce possibile di queste sostanze e prosecuzione delle ricerche per vedere dove queste sostanze hanno già svolto e purtroppo continuano a svolgere la loro attività inquinante. E poi ci sono alcuni accorgimenti fai da te, perché mentre facevo ricerche su questo campo mi sentivo piuttosto in imbarazzo anch'io, quasi tutte le cose che usiamo io stessa tutti i giorni possono contenere PFAS. Ad esempio, ho scoperto la carta da forno, che io uso abbastanza spesso in cucina, anche perché non uso il forno, quindi tutto quello che devo rivoltare in padella mi richiede la carta da forno, bisognerà trovare delle alternative. Comunque, cosa si può fare? Innanzitutto un consiglio che è assolutamente importante è di trasferire i cibi fuori dall'imballaggio in plastica in cui normalmente li compriamo, soprattutto se compriamo al supermercato, cioè lasciare verdura, frutta, anche carne, insomma tutti gli alimenti all'interno compresa le buste di plastica dell'insalata, all'interno della busta nella quale sono confezionati, vuol dire lasciare questi alimenti a maggior contatto con materiali che sicuramente contengono delle PFAS. Poi nella scelta degli indumenti e dei tessuti, in generale fare attenzione ai tessuti antimacchia, anche lì è una cosa molto triste per le persone, cioè, se la vedi dal punto di vista di chi si occupa della casa, perché gli antimacchia sono una mano santa, diciamo, però purtroppo anche quelle contengono queste sostanze. E cercare prodotti di aziende, perché ho scoperto che esistono aziende impegnate appunto a non utilizzare PFAS. Una di queste è North Face, poi c'è anche Mammut. Poi le pentole antiaderenti, altro guaio, ovviamente contengono questo tipo di sostanze, e allora si dice sostituire, il consiglio quello di sostituirle con quelle in ghisa e in acciaio. Mi direi però non sono antiaderenti, e sì, non sono antiaderenti, però devo dirti per esperienza personale che se quando ti metti a cucinare almeno un occhio lo dai a quello che stai cucinando, il rischio che si attacchi c'è, ma è molto più basso, assolutamente ragionevole. E poi controllare, anche questo una cosa che ti racconto perché mi ha colpito, controllare le stoviglie compostabili che usiamo, che vengono usate nelle mense, anche nelle mense delle scuole, perché non tutte sono prive di PFAS o contenenti una quantità di fluoro che sia sopportabile. Come si fa a controllare cosa si deve controllare? Esiste un marchio, si chiama OK Compost, che certifica che la quantità di fluoro presente in queste stoviglie compostabili che magari stiamo acquistando o che stiamo usando è sopportabile.